L'esplosione dei colori, la danza della mascherata e il fascino dei giganti di cartapesta torna così per il secondo fine settimana il Carnevale di Fogliano, il più antico d'Italia. Il Carnevale per Fogliano è tutto, è la festa principe del paese, è una festa di tutta la comunità. Rustici, azzurri, bombole, nottambuli, come sempre i quattro cantieri che si sfidano con carri e maschere al cospetto di Regio Condo. Quello che era il Carnevale di 20-30 anni fa è un po' cambiato, i politici nel carro oggi non ci sono più, ci sono altre tematiche sempre attuali, legate sempre alla politica, all'economia, al sociale, però con allegorie diverse. Amore e guerra è il tema scelto dal cantiere Rustici, che ripercorre tramite la commedia di Aristofane la storia di Lisistrata come allegoria dei nostri giorni. Il cantiere degli azzurri si è invece presentato con il carro e il monello, una raffigurazione di Charlie Chaplin a simboleggiare l'egoismo e l'avarizia dell'uomo. Il cantiere Bombolo poi in piazza con l'opera La bestia dentro, raffigurazione del viaggio dell'uomo attraverso il mare, dove ciascuno insegue la propria balena bianca. Infine il cantiere Nottambuli ha portato in scena Diverso da chi, con l'allegoria della storia di Hernán Cortés che stringe tra le mani la testa di Montezuma. Dopo la prima uscita, dove sono stati giudicati i carri, per cui abbiamo già il vincitore ma non si sa chi è, oggi tocca alle mascherate e speriamo che vinca la migliore. Per scoprire il vincitore si dovrà attendere il prossimo 5 marzo, giorno in cui verrà data lettura del testamento di Regio Condo, ma intanto Fogliano è tornata ad essere la capitale dei coriandoli, celebrando le 484 edizioni. La prima domenica abbiamo superato le 10.000 persone ed è stato un record assoluto per una domenica, in particolare la prima, che è quella dedicata molto ai cantieri. Abbiamo replicato in questa seconda domenica, ne abbiamo altre tre e abbiamo tantissime prenotazioni di pullman, di camper, veramente una felice invasione.